dans la pénombre matinale d'un matin des plus crasseux. Le vieux port gronde et râle de ses chaluts tristement vieux. Dans la lumière des lampadaires, certains marins s'activent à décharger des caisses entières, un bateau amarré à la rive. Le petit port inconnu que les badauds ont connu raconte ses légendes tragiques. Sono arrivata a 141 film e continuo a lavorare. Non è che pur di apparire ti devi andare dappertutto. La cosa importante, come ho già detto, è essere molto forti dentro. Però la cosa bella di questo lavoro è che vivi parecchie vite e non solo una. La digue se perd all'horizon, où le ciel rencontre la mer, dans un bleu clair des plus profonds, loin des civilisations et de la terre. Les cliquetis des palans. Ma io ultimamente ho lavorato con tutti i giovani. Io lavoro soprattutto con i giovani. Naturalmente sono stata privilegiata perché sono arrivati nel momento proprio d'oro del cinema italiano, con i grandi che mi hanno insegnato tutto. De beaucoup d'hommes déçus, l'aventure fantastique. Noi l'abbiamo chiamato eccellenza italiana al femminile. È perché sono cardinale, perciò mi chiamate eccellenza. Io mi ricordo qualche anno fa ho dovuto inaugurare a Venezia una nave e stavo per buttare la bottiglia quando mi bloccano la mano, c'era il cardinale di Venezia. Ha detto, visto che c'è una cardinale non potevano essere qui, abbiamo buttato la bottiglia insieme. Le petit port inconnu que les badauds ont connu. Sottolineato l'importanza di mantenere questo contatto con la gente, perché è grazie alla gente che, certo, che il successo lo, certo, ha potuto avere. Sono loro che sono andati al cinema e questo è molto importante, ovviamente. Poi vabbè, sono stata anche fortunata con i grandi che ho incontrato, ovviamente, grandi registi. Ecco, appunto, grandi registi, tanti maestri del nostro cinema italiano l'hanno voluta, l'hanno corteggiata per poter lavorare con lei. Quanto hanno saputo valorizzare ancora di più la sua bellezza e la sua bravura? Beh, io, per esempio, con Valerio Zollina, la ragazza con la valigia, uno quando ero giovanissima, con Jacques Perrin e con Pietro Germi, abbiamo fatto cominciato anch'io proprio agli inizi, e poi addirittura ho fatto un piccolo ruolo in Rocco e i suoi fratelli, ero proprio agli inizi, con Visconti. È stato molto divertente perché a un certo momento c'era, dopo che uscivano da un match di box, c'era la bagarre, e Luchino ha preso il megafono e ha detto, non mi ammazzate la cardinale. Les vieux marins peuvent vous raconter. Faut-il savoir leur demander. La bellezza per lei cos'è? Boh, la cosa importante per una persona, un'attrice, è trasmettere l'emozione attraverso lo schermo. Vieux port inconnu